Chiedo scusa, penso di avervi fatto ridere, però non vedevo. Adesso dovrebbe funzionare. Datemi un feedback, se funziona non si capisce nulla. Spero che si senta adesso. Dovrebbe funzionare. Mi scrivete qualcuno se si sente bene adesso? Simona, se ci sei, batti un colpo. Sì, funziona. Ok, scusatemi, ho cambiato telecamera. E mi dispiace di aver parlato 20 minuti per niente, infatti stavo guardando un'altra finestrella e vi chiedo scusa. Male che poi Simona taglia questa parte iniziale, però il bello della diretta è questo, vi ringrazio, vedevo infatti tanti messaggi. Dunque, ritorniamo indietro e vi spiego un po', tanto siamo in anticipo di 3 minuti rispetto alla tabella di marcia. Vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana, vi chiedo scusa ancora per questo piccolo inconveniente, ma sapete il bello della diretta. E ringrazio anzi Simona che mi ha chiamato perché questa telecamera me l'avevo dimenticato che avesse difetto. Dunque, vi ringrazio veramente di cuore. E, dunque, vi ricordo che domenica ci sarà un bel seminario di metafonia che farete insieme a me, ma la peculiarità di questo seminario è che faremo 2 ore di teoria e l'ultima ora sarà svolta di pratica, però non la farete con me, la farete con una persona che tocca a caso, dove verrete suddivisi nelle varie stanze di Zoom che si può fare. Quindi vi troverete una persona da di fronte nella riunione, tête-à-tête, e dove dovete tentare di fare un messaggio di metafonia. E quindi sarà una cosa molto bella ed interessante da provare. Dopodiché, domani sera vi ricordo l'appuntamento con Ruby, con la numerazione angelica. Mercoledì, tra l'altro, c'è una piccola diretta che c'è una giornata libera. Ho deciso di farvi una piccola diretta sulla gestione dell'ansia. Come sapete, sono anche istruttore mindfulness, quindi è importante capirla, saperla riconoscere, anche se a volte è difficoltà metterla in pratica per se stessi, è più facile insegnarla che metterla in pratica. Però è una bella diretta perché ci insegna un po' a riconoscere l'ansia, ci insegna a distinguerla, ci insegna a elaborarla e quindi anche, una volta che sappiamo riconoscerla, anche come farla nostra alleata. Questa è la cosa molto importante. Giovedì, sabato e domenica, vi ricordo che ci sono gli appuntamenti con il gruppo del Paolo di Tarso, per chi vuole, è interessato. C'è giovedì studio del Libro degli Spiriti con Leila. Il sabato e la domenica Leila fa delle dirette molto importanti con un ascolto fraterno, dove potete fare tutte le vostre domande interessanti, se avete, sullo spiritismo, se siete curiosi. E la domenica, a parte, fa la lettura del Vangelo, che è molto interessante perché è la parte morale di quello che è la cultura spiritista. E quindi non religiosa, non ha niente a che vedere con i Vangeli che abbiamo in mente la domenica, però sono i testi dei Vangeli spiegati dagli spiriti, quindi sono molto interessanti sotto questo punto di vista e non sono i stessi Vangeli che avete in chiesa, solo che vengono letti in maniera diversa, con una chiave di lettura diversa. Questo è molto interessante. Per chi vuole essere informato, può accedere alla chat di WhatsApp, che non è una chat di messaggi, ma è una chat solamente di comunicazione. Quindi vi venite informati, venite sulle dirette, vi arriva un piccolo post. Dalle 10 abbiamo deciso un orario standard, dalle 10 alle 17 gli orari di chat in cui è attivo, in cui possiamo mandarvi messaggi per lasciar sì che magari di notte qualcuno si dimentica, oppure anche colpa mia, a volte mando un messaggio con qualcosa, con i post che carico e magari qualcuno il telefono acceso potrebbe dare fastidio. Questo non vogliamo che accada, assolutamente no. Detto questo, vi ringrazio. Vi ricordo che i proventi ricavati dal seminario, dalla vendita dei libri, vengono finanziati nei progetti di divulgazione attraverso StreamYard, Zoom, e soprattutto ringrazio tutte le persone che si sono iscritte, perché grazie allo specchio dell'anima e grazie alle donazioni di privati nascerà presto l'Associazione Sulle Ali dell'Infinito, che sarà a stretto braccetto con e dipendente sempre da Gina, che è la portatrice di questo messaggio di speranza. E ci saranno grandi collaborazioni insieme. Quindi questa è la cosa più bella ed è un sogno che avevo nel cassetto e grazie a tutti voi che avete partecipato a questo seminario di metafonia, grazie alle donazioni, alle persone che hanno acquistato i libri, sarà possibile registrare ufficialmente questa nuova associazione che presto nascerà, grazie anche ad Elena, ad Andrea, allo specchio dell'anima che mi stanno aiutando in questo passaggio e soprattutto al grande Cappuccina che è la mia mamma spirituale, insomma. Detto questo, vi ho annoiato anche troppo. Cominciamo la nostra diretta che stasera per prova sperimentale viene anche trasmessa anche su Instagram. Quindi stasera studieremo una cosa molto bella e particolare. Allora, innanzitutto vi do il benvenuto nuovamente e ben arrivati. Vi ricordo di prepararvi la vostra bottiglietta di acqua, che è molto importante e essenziale. Sapete che l'acqua viene poi magnetizzata durante la giornata, ok? Nel frattempo, prima di aprire con la
Vibrazione di apertura, sapete che è molto importante e fondamentale nella vibrazione di apertura anche della musica di sottofondo. Questa che sentite di sottofondo, se dovete scaricarla, si chiama Melodia d'amore di Ludwig van Beethoven, quindi non penso che la blocchino il video. È molto bella, è molto romantica e soprattutto aiuta un po' nella elaborazione del respiro. Quindi vi do il benvenuto a tutti. Prepariamoci il nostro bel bicchierino di acqua e vi leggo una frase. Stasera invece la preghiera finale la facciamo alla fine. Per i ragazzi che si stanno anche connettendo su Instagram, magari sentono una parola preghiera, si spaventano, scappano via. Allora, questo che vi leggo questa sera è di Chico Xavier, si chiama Pazienza e vita. Si chiama Pazienza e vita, tratto dal libro In questo istante. Tutto, ragazzi, vicino qua, tutto è opera della pazienza nei domini della natura. L'acqua di cui ti servi ha attraversato numerosi ostacoli prima di gorgogliare nella fonte. Il frutto che assapori è un capolavoro della vita, associato all'abnegazione del contadino, che ne ha seguito lo sviluppo e la maturazione. Quanto tempo avrà impiegato la creazione nella ideazione della struttura del suolo in cui si situa la tua esistenza? Quanti giorni sono stati spesi dalla natura affinché tu potessi usufruire del corpo in cui abiti? Ovunque, se analizzi la vita che ti circonda attraverso la luce che la meditazione accende nel nostro intimo, sorprenderai la pazienza che lavora e serve. Pensa a questo e usa la serenità costruttiva in ogni situazione. Se le difficoltà ti fanno visita, cerca di superarle senza fretta. Se le prove ti colpiscono, continua nei compiti che il mondo ti ha affidato, ricordando che la pazienza agisce costruendo sempre. Quando la crisi della giornata umana inevitabilmente sorgeranno, non ricorrere alla violenza o alla ribellione. Calmati, lavora e aspetta, ricordando che la pazienza nell'evoluzione della vita è la forza essenziale nel lavoro di Dio. Ecco, questo bellissimo messaggio, sempre tramite lo spirito Emanuele, che è la guida di Chico Xavier, cominciamo la nostra serata. Adesso vi tolgo la musica perché sennò mi uccidete. Vi chiedo scusa ancora per l'imbarazzante voce di Paperino che avevo avuto prima, sicuramente. Immagino già Simone tagliati a ridere, mi nascosto. Va bene, allora cominciamo la nostra giornata. Dunque, ben arrivati e cominciamo. Dunque, la bottiglietta di acqua sappiamo che serve per le vibrazioni iniziali che abbiamo appena fatto e che vengono poi arricchite durante la giornata di studio che stiamo affrontando in questo preciso istante. Se parlo troppo veloce vi prego di scusarmi, però sapete, io parlo solo dialetto veneto e spagnolo, quindi l'italiano per me è una lacuna un po' pesante. Allora, stasera cominciamo e continuiamo il percorso che stiamo affrontando sulla vita spiritica. La settimana scorsa la lezione 6 ha avuto delle grandi difficoltà ad essere presentata, però la trovate caricata sul gruppo Lo Specchio dell'Anima, nel gruppo Facebook. Questa sera invece affronteremo sempre dello stesso percorso la lezione numero 7, che sono praticamente le percezioni e le sensazioni e le sofferenze che hanno gli spiriti, e durerà circa 40 minuti, 50 minuti, non di più, non mi voglio tenere sempre di più, anche perché tutta questa settimana mi perderete, quindi poi mi verrà la nausea. La vibrazione di apertura è molto importante. Se volete studiare da soli, quando aprite il libro degli spiriti, potete mettervi in una sorta di connessione, di vibrazione con tutto quello che vi sta attorno. Non ha importanza la religione, il vostro credo, la vostra cultura, la vostra etnia, non me ne frega niente, non interessa niente a nessuno. L'importante è l'intenzione. Se c'è positività e se c'è amore nell'intenzione, nella vibrazione, è quello che conta. Vi ricordo sempre che quando si ritornerà dal mondo spirituale, dal mondo carnale, si ritornerà al mondo spirituale, non vi verrà chiesto di che religione siete, ma quanto bene avrete fatto. Questa è la cosa fondamentale, è stata riportata in tantissime scritture medianiche, in tutti i vari cerchi che sono stati fatti, sia in Italia che all'estero, potranno dire la stessa cosa, ok? Quindi non importa la religione, ma il bene che fate, questa è la cosa molto più importante. Quindi non sto a soffermarmi sul buddismo, quello che potete credere, quello che volete. L'importante è che ci sia amore in quello che state facendo e che ci sia una forte connessione. Allora, cominciamo la nostra lettura. Leggo perché anche per persone che magari hanno il cellulare e non sentono. 237, se volete seguire il vostro libro degli spiriti, ok? Cominciamo da qui. L'anima passata, che sia nel mondo degli spiriti, serve alle sensazioni che aveva in vita, praticamente lui chiede
L'anima che arriva nel mondo degli spiriti osserva e mantiene le stesse sensazioni che aveva in vita? Risposta: sì, e ne acquista altre che non possedeva dal momento che il corpo era come un velo che la oscurasse. L'intelligenza è sempre un attributo dello spirito, ma si manifesta più liberamente, senza l'ostacolo dell'involucro materiale. Quindi è molto importante. L'anima, una volta che si disincarna, torna ad essere spirito, ok? Differenza tra anima e spirito. Spirito è allo stato libero, allo stato brado, allo stato selvaggio. Anima, quando diventa, si incarna, si reincarna, quindi viene parlato, viene, acquisisce questa parola, anima, ok? Anche che anima, che dà vita, praticamente. E la parola è bella, è anche un po' romantica, l'anima, però siamo sempre, ricordiamoci che siamo esseri spirituali che fanno un'esistenza terrena, ok? Non il contrario. Quindi è molto importante, perché l'anima, una volta che viene liberata dal legame materiale, dal laccio corporeo, torna allo stato suo originario, che è quello di spirituale, e mantiene l'intelligenza, ma non avendo più i legami fisici che la tenevano legata, automaticamente hanno una visione migliore, una percezione migliore, una sensazione migliore di quello che è il corpo, di quello che è la loro vita. Scusate, ma devo bere, ogni tanto. 238. Le percezioni degli spiriti sono infinite? In altre parole, essi sanno tutto? Risposta: no. Quanto più si avvicinano alla perfezione, tanto più sanno. Gli spiriti superiori sanno molto, gli inferiori poco, pochissimo. Allora, abbiamo visto durante le parti iniziali del percorso anche la scala spiritica. La scala spiritica vengono suddivisi, le entità vengono suddivise a seconda del loro grado di intelligenza. Ma questo è semplicissimo. Ci sono, proviamo a immaginare, da come si comporta una persona, da come parla, può essere anche un'entità molto più elevata, da come... Però ci sono anche gli spiriti pseudo-sapienti, come vi ho detto, che sono quelli con cui entrano più spesso in contatto i medium. Sono questi spiriti che fanno finta di sapere tutto, di dire tutto, di credere tutto, ammagliano il medium con queste magnificenze, ma quando in realtà non dicono niente alla fin fine del discorso. Hanno un forte potere demagogico di parlare, del dono della parola, però alla fin fine dei concetti non c'è più che niente. Quindi il messaggio non è che abbia un'utilità nel suo se stesso, nel suo fine. Questa è una cosa molto particolare. Quindi le percezioni degli spiriti hanno delle limitazioni, quindi più lo spirito è evoluto, più sarà intelligente, meno è evoluto, meno sarà intelligente. Non usiamo la parola cattivo, non usiamo la parola maligno, non usiamo la parola diabolico o demonico, perché non esistono, demoniaco, perché non... ha senso continuare in queste dirette, sempre ripetere sempre le stesse cose. Se volete potete approfondire, vi rivedere le vostre dirette, che sono le nostre dirette, che sono già state fatte, quindi anche dalle testimonianze stesse di genitori che hanno fatto metafonia, che in tanti anni non hanno mai avuto esperienze negative, perché è importante la vibrazione con cui ci si avvicina a questa entità. Quindi se noi siamo allo stesso livello di vibrazione, di risonanza, atteniamo delle entità molto belle, se il nostro scopo finale è l'amore. Questa è la cosa molto più importante. Quindi loro ci dicono quali sono le percezioni che hanno gli spiriti nella serata di questa sera, che molto più si avvicinano all'evoluzione, le loro risposte saranno molto più profonde, mentre sono poco evoluti, le risposte saranno frivole, ok? Quindi dipende dall'attaccamento che hanno. Conoscono gli spiriti il principio delle cose, l'origine, secondo la loro elevatezza e la loro purità. Gli inferiori ne sanno quanti gli uomini. Quindi uno spirito inferiore avrà poca conoscenza delle cose, del principio delle cose. Quindi tenderanno a farci gioco su di noi, no? Per esempio, uno spirito inferiore potrà parlare di qualcos'altro, di... Scusate, ma ho visto... Ok, è sparito... Vabbè, fa lo stesso. Stasera no, non funziona Instagram, quindi non ha importanza, perché vi chiedo scusa, però problemi della tecnologia. Quando si tenta di parlare il bene e di coinvolgere le persone, la cosa particolare è che sempre accadono sfighe o rotture o si rompe qualcosa. È una cosa particolare, proprio da notare. E non ho notata questa roba qua, quindi è molto diversa, divertente. Quindi, gli spiriti, il principio delle cose, sono molto importanti, perché loro ci danno un'idea, però uno spirito inferiore ne sa quanto gli uomini. Noi possiamo chiedere a un'entità, un nostro parente, un nostro caro, come è stato creato il mondo?
lui avrà una formazione un po' come la nostra, quindi sarà molto simile a noi umani. Se noi ci chiedono, per esempio, com'è la biologia, com'è l'astronomia, l'astrofisica, sarà difficile perché non avremo una concezione totale. Però più avanti andiamo con gli studi, è logico che sapremo anche di più. Lo stesso equivale all'elevazione e alla purezza che ha uno spirito. Più andrà avanti, più le risposte e le comprensioni dell'universo saranno giuste e adeguate. Ma attenzione però, è inutile spiegare l'origine, la creazione dell'universo ad un bambino di 3 anni. Non ha senso. Quindi, se io posso parlare un discorso di filosofia a un ragazzo che ha studiato filosofia e che può comprendere il mio discorso, ma non posso mettermi a parlare di filosofia di Socrate o Platone con un bambino di 5-6 anni, perché non capirà. Quindi le domande che spesso facciamo sull'evoluzione delle cose, sul principio delle cose, il loro linguaggio viene spesso adattato al nostro per farci comprendere determinati concetti e idee di quello che hanno, attraverso alcune volte le immagini, attraverso i suoni, attraverso la medianità che si manifesta in tantissimi modi e molteplici modi. La domanda più gettonata durante i convegni: gli spiriti misurano la durata del tempo come noi? La risposta: no. È per questo che più delle volte non ci capite quando parliamo di date o di epoche. Vi è mai chiesto che in alcuni casi le date che loro danno pressappoco sono pressappoco, ok? Non sono mai date precise o avvenimenti precisi, perché hanno delle difficoltà nel comprendere la concezione del tempo. Se a breve tempo, breve scadenza, riescono a capirla, altrimenti no. Vi faccio un classico esempio: nel fino solare è sempre nominato in una maniera esorbitante e spero che possiate vederlo, perché in questa maniera con un film riuscite anche a capire. Però tanta gente ha paura di questo film perché c'è una colonia all'inizio dove viene questo spirito che sembra una specie di purgatorio, di limbo, di inferno, se vogliamo così chiamarlo. In realtà è una zona, una specie di autogrill praticamente, dove c'è una piccola sosta dove l'anima si rende conto di quello che è accaduto, di quello che è successo, ok? Quindi se è un'anima che ha avuto degli attaccamenti materiali, rimarrà un po' di tempo su questo parte stazionaria prima di entrare nella colonia, una specie di quarantena praticamente viene fatta anche nell'aldilà, per farvi comprendere. Però il concetto di tempo può variare. Per esempio, la cosa che spaventa di più è che se guardiamo questo film, André Luiz ci rimane 7 anni in questa colonia, in questa specie di quarantena. Quando le entità spirituali del mondo superiore vanno a prenderlo per portarlo nella colonia spirituale, lui vuole tornare a casa subito, e quando torna a casa e vede la moglie risposata, i figli cresciuti, per lui è un trauma, una rabbia, ok? E quindi questi sentimenti abbassano la sua vibrazione, lo attirano in basso, ok? Quindi abbassano il suo livello di vibrazione. Ecco perché tante volte spesso fa paura questo film, però che bisogna comprenderlo e leggere il libro prima magari, perché viene molto usato il cinema per attirare, per far sì che il film sia più accattivante. Però in realtà per lui i 7 anni sono stati come 7 giorni. Quindi questo varia però, ok? Non si può fare di tutta l'erba un fascio. Ogni anima ha un percorso a sé. Questa è la cosa più importante che ci tengo a ribadire, perché voi penserete: ma se io non sento mio padre, mio marito, mio figlio, mia figlia, non saranno là? No, non è detto, perché sono casi a sé. Non si può generalizzare, ok? Quindi ogni caso è una storia, è un libro a sé. Ogni libro che c'è qui alle mie spalle racconta una storia diversa. E sono libri? Sì. Ma tutti quanti raccontano una storia diversa. Io non posso dire a una persona: vai su, leggiti il libro. Quale? Perché ogni libro racconta una storia differente. E lo stesso, ogni anima racconta una storia diversa, un cammino diverso, una prova diversa, un'esistenza diversa. Quindi questo va in base alle persone, in base alla loro evoluzione, in base ai cambiamenti che fanno durante la vita. La vita è fatta ed è composta dalle scelte che noi facciamo quotidianamente. In una giornata ci sono 1440 minuti, ok? Questi 1440 minuti sono tutte possibilità e opportunità che abbiamo di cambiare e di fare scelte. Quindi noi possiamo cambiare la nostra vita 1440 volte nell'arco di una giornata. Possiamo passare dormendo, leggendo, lavorando, facendo miliardi di cose. Però sono tutte piccole opportunità che ci vengono proposte.
Sta a noi poi dipendere cosa fanno un buon uso. Che cosa ci dice Kardec? Kardec ci dice che gli spiriti vivono al di fuori del tempo, come lo comprendiamo noi. Infatti è difficile capire il loro linguaggio. Ecco perché spesso abbiamo delle incomprensioni. Quando un medium che visualizza dice: vedo tua mamma che mi dimostra sui 60 anni una persona giovanile con i capelli cotonati, gonfi, robe varie. E lei dice: ma mia mamma era in sedia a rotelle, era vecchia, benissimo, però lo spirito si manifesta sotto quell'aspetto lì. Può essere che usi un aspetto giovanile, però se usasse due aspetti, creerebbe il dubbio. Ah, potrebbe essere mia mamma, ah, potrebbe essere mia nonna, ah, potrebbe essere forse mia zia. Quindi tante volte le domande che ci poniamo in mente di fare a medium spesso interrompono il contatto. Lasciate che il medium parli e fluisca quello che arriva e poi alla fine traete le vostre conclusioni. Perché spesso capita, anche a me, è successo anche in metafonia e non solo, anche nei contatti medianici, viene fatto il messaggio, non c'è nessun riscontro. Dopo 24 ore la persona ti chiama piangendo dicendo sì, effetti, tutto vero, io lo riconosco. Quindi non siate frettolosi nel giudicare, ma siate meticolosi nell'aspettare. Bella frase, questa me la devo scrivere, me la devo segnare. Bella sta frase, mi piace. Ok, 241. Gli spiriti hanno del presente un'idea più precisa e più esatta di quella che abbiamo noi? Risposta. Presso poco più esatta è come dire a un cieco. Gli spiriti vedono quello che voi non vedete e giudicano perciò diversamente da voi. Ma ripetiamo, tutto dipende dal grado della loro elevatezza. Ad uno spirito, per esempio, non possiamo nascondere nulla. Ecco perché sanno i nostri segreti più intimi, e le nostre paure, e le nostre felicità, i nostri amori, e le nostre delusioni, le nostre sofferenze, le nostre perdite, perché siamo di cristallo davanti a loro e riescono a vedere. Attenzione però, che questo varia a seconda dell'entità che abbiamo davanti, perché può essere un'entità più o meno pura che riesce ad entrare nell'intimo della persona. Ci sono entità che non ce la fanno a capire quello che ci passa per la testa, perché dipende dal loro grado appunto di elevatezza. È molto importante questo. Per esempio, facciamo sempre l'esempio del bambino piccolino e il bambino delle superiori, il ragazzo delle superiori. Il ragazzo delle superiori potrà capire cosa succede al bambino piccolino, ok? Se sta male, anche una mamma con un bebè. Una mamma sa quando il bambino ha fame, ha sete, deve essere cambiato, perché lo conosce. Ma un bambino non sa dire alla mamma che cos'ha, come sta la mamma, ok? Ci possono essere dei scambi vibrazionali, che è l'amore, per esempio, ok? Quindi quella cosa lì può essere percepita da entrambe le parti. Però è più semplice pensare, a me piace di più pensare e farvi capire in maniera più precisa che uno spirito di grado superiore possa capire quello che è di grado inferiore, ma quello di grado inferiore ha difficoltà. Un bambino non riuscirà mai a capire cosa gli passa per la testa a un ragazzo adolescente, mentre un ragazzo adolescente potrebbe anche capire cosa gli passa per la testa per il bambino. Il bambino ha necessità primarie, necessità basiche, mentre un ragazzo adolescente ha bisogno di più cure, più attenzione, più dialogo. Al bambino piccolo gli do un giocattolo e se la passa via. A un adolescente ha bisogno di un dialogo, di un confronto. Vedete la diversità? Quindi è molto semplice ed è facile capire il mondo spirituale perché dobbiamo paragonarlo alla nostra vita, che non è niente di difficile. E spesso abbiamo queste difficoltà, queste lacune che ci impediscono di capire il mondo spirituale perché lo paragoniamo a qualcosa di paranormale, di mistico, di difficile, quando in realtà è molto più semplice di quanto si possa credere. 242. In quale modo conoscono gli spiriti il passato? La conoscenza che ne hanno è senza limiti? Risposta. Il passato, quando ce ne occupiamo, diviene un presente, come quando voi ricordate di una cosa che vi ha impressionato nel corso della vita. Siccome però noi non abbiamo più il velo materiale che ottenebra la nostra intelligenza, rammentiamo cose che sono dimenticate da voi. Tuttavia ciò non vuol dire che non si conosca tutto il passato. Che cosa dice questo spirito? Voi ragazzi fate miliardi di cose nella vostra vita e quando siete nel campo terreno, nell'esperienza fisica, può succedere che vi dimentichiate delle cose. Ma noi qui non abbiamo questo velo che impedisce e quindi sappiamo tutta la vostra vita. Ma può essere anche che a seconda della nostra vibrazione non conosciamo tutto il vostro passato. Quindi è bello perché è affascinante questa cosa, perché sempre fanno capire che il velo della carne, il velo, questo,
corpo, questo involucro, è sempre un impedimento. Ecco perché nei sogni sono molto importanti, perché riescono a dare via libera a quello che è il mondo spirituale e quello che è la medianità intrinseca che abbiamo dentro di noi, che bisogna tirarla fuori e saperla estrapolare. Tutti siamo medium, tutti siamo sensitivi, ma pochi hanno la voglia di tirarla fuori questa medianità. Ricordatevi che la medianità non è un dono. Quelli che pensano che sia un dono sono dei pazzi, perché la medianità in realtà è una sfiga grande, è una prova immensa, soprattutto per le persone che hanno questa capacità di vedere, perché non è facile consolare ed entrare nel dolore degli altri. È molto difficile, ci vuole un grande senso di responsabilità e una grande empatia con le persone. Non è facile toccare ed entrare nel dolore degli altri, perché bisogna entrare in punta di piedi, e spesso i medium sono soggiogati da voglia di apparire, e questo punta di piedi di entrare nel dolore degli altri passa sempre in secondo luogo. Questo è il mio punto di vista, ok? Quindi non sono tutti uguali. Una domanda che fanno sempre tutti: gli spiriti conoscono l'avvenire? L'avvenire è il futuro, non la rivista, il giornale. Perché, come dire, gli spiriti conoscono il giornale, il gazzettino? No. Gli spiriti conoscono il futuro? Risposta: anche questo dipende dal loro grado di perfezione. Spesso lo intravedono, ma non è permesso loro di rivelarlo. Anche il futuro, quando ne hanno conoscenza, sembra loro presente. Quindi vedono il futuro e pensano che sia una cosa che stia già accadendo. E tanto lo vedono più chiaro quanto più si avvicinano a Dio. Dopo la morte, l'anima abbraccia con lo sguardo le sue passate migrazioni. Ma non può scorgere ciò che Dio le prepara. Perché ciò avvenga, è necessario che egli sia molto vicina, il che è solo possibile dopo un grande numero di esistenze. Quindi, entità che vi svelano il futuro sono difficili da dire, anche perché sia noi sia loro siamo soggetti al libero arbitrio. Poi provate a immaginare il danno che si potrebbe fare a una persona. Allora, lo spiritismo non è un oracolo che peschi dal sacchettino e ti viene fuori il numeretto e devi dire no. Qui è un dialogo con delle entità intelligenti. E provate a immaginare: salute, amore, lavoro. Sono le tre domande più gettonate nei tarocchi, per esempio. Allora, prova a immaginare che una persona sia tendente al depressivo, maniacale, sociopatico, che abbia delle problematiche di vita alle spalle un po' pesanti. E chiede: ma troverò la donna dei miei sogni? E questo spirito dice: no, rimarrai solo come un cane, punto. Questa persona che riceve questo messaggio, come potrebbe reagire? In due modi: o si ammazza o va in depressione. E questo sarebbe una problematica, ok? Ecco perché il futuro non viene mai svelato. Ma, tra l'altro, io che ho ricevuto questo messaggio, se sono intelligente, penso, io se so che questo può accadere, potrebbe essere una realtà se io non cambio la mia vita. Quindi non sono mai autoavveranti quello che ci viene detto, non sono mai profezie. Provate a immaginare in una malattia: sto bene oppure guarirà mio fratello? E ti diranno: no, tuo fratello schiatta fra un mese. Ragazzi, io ho visto danni causati da queste entità terribili. Ve lo ripeto sempre, scusate se anch'io sono a volte un disco rotto, però ho visto durante una seduta che un'entità diceva a questa persona che aveva 86 anni: presto raggiungerai tua moglie. Questo qua si è comprato la cassa, il loculo, la bara e il vestito. E dorme con il vestito accanto al letto perché sta aspettando di morire da 6 anni. 86 anni, signore, cioè, non voglio dire che morirà presto, però viene da una famiglia centenaria, quindi è pericoloso quello che hai. Ma questo perché una persona che è molto allegra e vivace lo fa volentieri. Però provate a immaginare un'altra persona che magari non ha una conoscenza spirituale. Ciò che non conosciamo ci spaventa e ci fa paura, e questo potrebbe causare dei gravi danni e dei gravi problemi. Ecco perché chiedere domande sulla salute, sull'amore, sul lavoro non sono oracoli. Io stesso, quando ricevo persone che mi chiedono: venderò la casa, e che ne so, sono mica un'agenzia immobiliare? E poi, cosa mi prendo la responsabilità per dirti sì, vendi la casa? Poi magari questo qua mi fa causa e mi dice: ma perché mio padre gli ha detto a lui di vendere la casa e gli ho preso la lettera? No, ragazzi, sono cavoli vostri questi. Questa è responsabilità che dovete prendervi delle vostre azioni, delle vostre decisioni. È troppo comodo scaricare sull'aldilà le decisioni della vostra vita. Non avete il ciuccio che ha 50 anni, o chupa chups, ok? Quindi non avete la mammina o il papino,
siete anime che state facendo un'evoluzione. E quindi ci sono bambini che disincarnano, che hanno una maturazione che è tremenda. E ci sono gente di 50 anni, 60 anni che si comporta come se ne avesse 15. Ma perché? In base alle nostre scelte evolviamo. Ricordatevi, 1440 minuti sono le 1440 opportunità che abbiamo di evolvere. È questo che insegna lo spiritismo. Conoscere gli spiriti è come comportarsi di conseguenza. Gli spiriti più alti, di grado e perfezione elevata, hanno la piena conoscenza dell'avvenire? No, neanche quelli più elevati. Quindi solo Dio sa come andrà a finire. Solo Dio potrebbe anche sapere che quale scelta potremo fare. Ma è anche logico che se una persona è evoluta e ha fatto un cammino spirituale, si può già capire le scelte che farà in futuro che determineranno la sua vita. L'importante è sapersi ascoltare. Gli spiriti danno sempre buoni consigli, costruttivi, positivi, allegri, pieni di gioia e pieni di speranza. Non vi diranno mai sfighe, disgrazie, rogne. Mai, ricordatevi questo, è molto importante, perché se vediamo che uno spirito già tende a dare delle profezie o tende a comunicare delle cose sbagliate, sappiamo che non è un'entità da prendere in considerazione. Assolutamente no, ok? Gli spiriti vedono Dio? Questa è una domanda che mi ha sempre interessato anche a me. Quindi, nella domanda 244, gli spiriti lo vedono e lo comprendono. Gli inferiori cercano di intuirli. Quindi i spiriti superiori, quelli che sono a un grado elevato, riescono a vederlo e a percepirlo e a comprendere che cos'è Dio. Gli inferiori sanno che c'è, ma non riescono a vederlo, quindi cercano di intuirlo. Allora che uno spirito inferiore dice che Dio gli vieta o gli permette una cosa, come sa che ciò che viene da lui? Egli non vede Dio, ma ne sente la sua regalità, la sua sovranità. E allora quando non deve essere fatta una cosa o detta una parola, sente come una intuizione, un avvertimento invisibile che gli proibisce di farlo. Voi stessi non ne avete dei presentimenti? Che sono come avvisi segreti di fare o non fare quella cosa? È lo stesso per noi spiriti, ma in grado superiore, poiché comprenderete che essendo l'essenza degli spiriti più sottili della vostra, essi possono intuire meglio di voi, quindi non avendo legami carnali, riescono a percepire meglio le intuizioni. Anche gli spiriti hanno i loro mentori e le loro guide spirituali. Non sono abbandonati alla mercé. Questa è la cosa molto più in particolare ed importante. Non sono abbandonati da nessuno. L'avviso viene loro trasmesso direttamente da Dio per mezzo degli altri spiriti, non direttamente da Dio, perché per comunicare con Lui bisogna essere degni, ma per tramite degli spiriti e loro superiori, in perfezione e distruzione. Tutti gli spiriti hanno qualcuno attaccato, sempre chi li guida, anche André Luis, nonostante fosse nell'umbral, questo terreno incolto, questa specie di limbo, aveva la sua guida, solo che per grado di vibrazione diverso non riusciva a vedere. Provate a immaginare come potrebbe essere due persone che sono in macchina che ascoltano due canzoni diverse, ok? Uno ascolta Litfiba, l'altro ascolta Vasco Rossi. No, sono canzoni che cozzano, e questo è un esempio che vi faccio, okay? Sono canzoni che cozzano fra loro. Bisognerebbe trovare una giusta sintonia, ok? Quindi quello che sta ascoltando di Tfiba magari non riesce a vedere quello che sta ascoltando e quello che gli passa per la testa a Vasco Rossi. Supponiamo che quello che ascolta Vasco Rossi è più evoluto, quindi prende la radio, la sintonizza in maniera diversa e trova una frequenza per entrare in comunicazione con quello che ascolta di Tfiba. È una maniera sempre di sintonia, di risonanza e di vibrazione. Per comprendere il mondo spirituale, oltre che a farlo simile al nostro, è molto utile farsi immaginarvi degli esempi. E la roba è la cosa più bella e più facile che ci sia, immaginarlo e porre il mondo spirituale nella realtà. Come sarebbe nella realtà vedere Dio? È come se fosse nella notte, una volta. È come provate a immaginare Dio che sia un sole, ok? A mezzogiorno ho una visione di quel sole, quindi è alto. All'alba è in fondo, lo posso scorgere. A metà mattina lo vedo verso più alto tra le due strade, a mezzogiorno lo vedo nell'alto. Quindi se io sono un spirito poco evoluto, vedrò solamente quell'orizzonte. So che c'è, perché c'è una luce, ma non vedo che cos'è che fa luce. Più vado avanti con il tempo e con l'evoluzione, alle 10 lo vedrò a metà mattina, quindi vedrò quella luce, so che c'è e posso raggiungerlo. Quando sono perfetto e puro,
quel sole sarà a mezzogiorno che illuminerà sempre e non c'è angolo buio perché sarà sopra la mia testa. Ecco, questa è la maniera più facile che c'è per comprendere Dio, perché tante volte è la domanda più complessa, no? Che gli spiriti vedono Dio, e dare una definizione di Dio si entra un po' nell'ambito religioso. Qui si chiama, parliamo di spiritualità, di spiriti. Loro non nominano nessuna religione, l'unica personaggio che nominano ogni tanto è Gesù. Quindi vedete, è una cosa incredibile che lo spiritismo parla di Dio, lo spiritismo parla di Gesù. Non è niente altro che questo. Tanti pensano che sia una cosa legata a Satana, all'evocazione dei morti. No, è tutto il contrario. Quando ho letto io questo, vedevo, ma dicevo, ma sto male io o sto leggendo bene? In realtà gli spiriti parlano tantissimo di Dio, perché cercano di farci aiutare di comprendere la creatura e il creatore. Questa è una cosa molto interessante. La vista degli spiriti circoscritta un organo come negli esseri corporei. Kardec crede, per esempio, noi abbiamo la vista negli occhi, ok? Quindi, oppure nei cinque sensi, mentre negli spiriti è in loro, quindi hanno una visione ampia a 360 gradi, è come se io riuscissi a vedere anche dietro, davanti, destra e sinistra. È come guidare una macchina circondata di specchi e di pannelli che mi dà la possibilità di vedere a 360 gradi come sono. Potete immaginare anche gli occhialetti di realtà virtuale, che cosa fa la scienza, la tecnologia. Questi occhialetti che ti permettono di ricostruire un mondo virtuale e a seconda di come muovi la testa vedi una realtà virtuale. Penso un po' così con il mondo spirituale, senza occhialetti però. Gli spiriti hanno bisogno della luce per vedere? Risposta: vedono da sé e non hanno bisogno di luce esterna, perché non ci sono tenebre, perché per essi che non ci sono tenebre, fuorché quelli qui possono trovarsi per espiazione. Attenzione, definiamo la parola espiazione. Quasi finito, alle 10 vi mando a letto, vi mando a Anna. Allora, gli spiriti non hanno bisogno della luce, non hanno bisogno della luce, però a volte c'è l'usanza anche di accendere una candela, ci sono entità che dicono non vedo niente, sono nel buio, sento freddo. Possono essere dei messaggi di sofferenza. Come possiamo aiutare queste entità? Attraverso l'emanazione di un pensiero positivo verso queste entità, ok? Ma non dobbiamo trasmettere la nostra ansia, la nostra preoccupazione, perché non sono abbandonati, ok? È come quel passaggio. Supponiamo un classico esempio della quarantena. Supponiamo che uno è in quarantena perché ha preso un'influenza, ok? Allora, non è che sia solo, perché c'è il personale sanitario che lo aiuta, chiama, se va a sentire se ha poco, oppure un semplice anziano, magari che è da solo in casa e non è da solo, sa che è sempre vigilato. Anche nel mondo spirituale, chi è in questo periodo di espiazione ha poca luce in casa, è come se io mi trovassi alle 5 del mattino all'alba, che c'è buio, c'è luce, non riesco a capire. È una forma di espiazione per loro. L'espiazione può essere anche non comprendere completamente Dio, l'essenza di Dio, e per loro è una tristezza, ok? Provate a immaginare un sacerdote. Un sacerdote che magari per tutta la vita ha studiato e pregato Dio, però magari ha avuto dei comportamenti sbagliati nella sua vita. È un esempio questo, eh? Mi raccomando, non prendetelo alla lettera e non rompete poi. No, è un esempio che sto facendo. Fatti immaginare un sacerdote che dedica la sua vita a Dio nella vita di adorazione e robe varie, e magari sbaglia qualcosa con le persone, con dei fedeli, e lui quando arriverà nella di là vorrà vedere Dio assolutamente, perché tutta la sua vita l'ha dedicata a lui, ma in realtà non lo vede. Perché deve passare per un periodo di espiazione, deve comprendere ciò che ha fatto di sbagliato prima di poter fare un passo avanti. Se io boccio un allievo di scuola perché non sa fare un esame, perché me ne ha fatti due o tre sbagliati, ripete l'anno. È semplicissimo. E per lui ripetere quell'anno è una forma di espiazione. Ne esistono tanti tipi diversi di espiazione. Il titolo Sofferenze degli spiriti è questa la sofferenza che hanno, perché a volte non riescono a comprendere immediatamente il loro status, dove sono, che cosa devono fare, ma non sono abbandonati a se stessi, hanno sempre qualcuno accanto, sempre. Il nostro spirito guida, il nostro angelo custode, anche dopo il trapasso ci sta vicino e ci guida anche nelle varie fasi per arrivare alla nostra espiazione e alla colonia spirituale e a programmare la successiva vita. Quindi non siamo mai abbandonati alla mercé. Il fatto stesso di pensare che siamo soli è per essere immersi nell'esame introspettivo il più possibile.
Occorre gli spiriti di trasportarsi per vedere i luoghi in due luoghi differenti? Questa si parla di ubiquità, ok? Possono essi, per esempio, vedere nello stesso tempo nei due emisferi del globo? Allora, il dono dell'ubiquità, essere contemporaneamente in due posti, ok? Allora, risposta. Qui stiamo parlando di vita spirituale, non stiamo parlando di medianità. Attenzione, ok? Per uno spirito, trasferirsi da un punto all'altro si può fare con la rapidità del pensiero, ok? Inoltre, il suo pensiero può radiare nello stesso tempo in molti luoghi diversi. Vi faccio un esempio. Uno spirito trasmette per irraggiamento, per irradiazione, è come se fosse un'antenna che trasmette un segnale. Provate a immaginare che io sia un diapason che trasmetto il là, ok? Cosa succede? Che le persone che sono nella stanza, che sono sensibili, sentono e percepiscono questa nota che serve per poi accordarsi alla mia vibrazione. Quindi gli spiriti possono essere anche in più luoghi contemporaneamente, certamente, ma possono spostarsi rapidamente con la velocità del pensiero. Quando noi pensiamo ai nostri cari, i nostri cari immediatamente sono vicino a noi per consolarci, a meno che non siano impegnati in qualche missione di recupero, se vogliamo così chiamarle, ok? Però per loro più è pura la loro essenza, la loro evoluzione, meno sarà difficile lo spostamento. Più uno spirito è attaccato alla materia, più percepirà i chilometri che saranno di distanza. Se io per esempio devo andare da qui, da Rovigo a Palermo, e sono uno spirito, e sono consapevole di essere spirito, ci metterò un attimo. Se nel trapasso sono ancora attaccato alla mia casa, ai legami materiali, a tutto quanto, è logico che nella mia testa, Rovigo, Palermo, saranno 1000 chilometri, 1500 chilometri di distanza, per farvi un esempio, ok? Adesso non so quanti chilometri ci sono di preciso, però è un esempio quello che vi sto facendo. La riflessione di Kardec, abbiamo finito. La facoltà di vedere degli spiriti è una proprietà della loro natura e quindi ha sede in tutta la loro persona, come la luce in tutte le parti del corpo luminoso. È una specie di lucidità universale che si estende a tutto, abbraccia in uno lo spazio, i tempi e le cose, e per essa non ci sono più tenebre né ostacoli materiali, ed è naturale nell'uomo, poiché la vista è l'effetto dell'azione di un organo toccato dalla luce, ok? È molto importante l'occhio. Senza la luce si fa oscurità. Nello spirito, in cui la facoltà di vedere è un attributo suo proprio, senza bisogno di alcun agente esterno, la vista è indipendente dalla luce, non importa la luce. Da noi abbiamo bisogno della luce per vedere, nello spirito, nello stato spirituale, no, non abbiamo bisogno che ci accendano la luce. Non è che uno spirito si di notte viene a farci visita, inciampa nel comodino, ok? Questa è una cosa molto importante, a meno che non sia Casper o il fantasma formaggino che sbatte nel comodino. Questa è una cosa molto importante, quindi non è che abbiamo gli spiriti bulloni o sbadati, non hanno bisogno che gli accendiamo la luce allo spirito perché non ci vede. Questa cosa è molto importante e questo è il messaggio che vuole dare. Poi, se vogliamo entrare nel personale, nel nostro intimo, vogliamo accendere una candela simbolica per ricordare quella persona, certo che quelle vibrazioni e la luce di quella candela sarà sicuramente una vibrazione positiva che arricchirà quell'anima che magari è in difficoltà, ok? Le nostre preghiere aiutano, certamente, sono importanti le preghiere, ma anche un dialogo stesso, però anche una poesia recitata a memoria di quelli che ci hanno insegnato da piccoli, se detta con il cuore, ha il suo valore. Quindi io non verrò mai a dire alla signora di 90 anni che tutti i pomeriggi fa rosario alle 5 di pomeriggio, che dicendo, signora, lei sta sbagliando. No, perché in quella signora che tutti i giorni sta facendo il rosario alle 5 del pomeriggio c'è intenzione d'amore, e c'è credenza d'amore, e c'è forza d'amore. Quindi non è giusto dire che ha sbagliato, anzi, sta facendo con amore un gesto. Non ha importanza il credo o la religione, questa è la cosa importante. Adesso, nelle domande 248 e 249, lo spirito vede le cose distintamente? Molto di più, le vede molto più chiaramente. Lo spirito sente i suoni? Certamente, non è sordi. Non sono sordi. Tante volte mi arrivano messaggi di posta elettronica e dicendo, puoi dire a mio marito che gli voglio bene, che lo amo? Signora, non è sordo. Puoi dire che gli voglio bene? Non è sordo. Non sono sordi. Loro ci sentono. Però dovete parlare se volete stare meglio voi. O potete dirlo con il pensiero. Però se parlate e gli dite, occhio sempre che non mi vedono i vicini che parlate da soli in casa, però potete dire, ti voglio bene, ti amo, ti ho sempre nel mio cuore. Potete dire queste cose a voce alta e vocalizzarle.
oppure potete dirla con i vostri pensieri. L'importante è che ci sia amore. Questa è la cosa importante. Gli spiriti ci vedono e ci sentono e non sono sordi. L'unica cosa che non hanno è le corde vocali, quindi comunicano spesso attraverso immagini, segni e coincidenze o sogni. Ok? Nella 250 e nella 251 qui si parla un po' di sofferenze e di che cosa piace agli spiriti. Le sensazioni. Le sensazioni in generale, gli spiriti poco elevati sono più soggetti alle sensazioni. Quando sono più evoluti non gli fa né caldo né freddo, perché per loro l'importanza è l'amore, è la legge dell'amore che sostiene l'universo. Mentre un spirito poco evoluto, che saremo noi, siamo ancora attaccati al materiale, quindi importa l'affetto, importa il materiale, importa la casa, importa tante cose. Quindi, ripeto, ogni spirito è a sé. Poi, una cosa molto bella e interessante, piace la musica agli spiriti? La risposta è sì. Intendete parlare della vostra musica? Che mai essa in confronto di quella celeste, di quella armonia di cui nulla vi è in terra, che vi possa dare un'idea? L'una è rispetto dell'altra. Ciò che è il canto del selvaggio rispetto a una suave melodia. Loro fanno questo spirito qua, spiega che ci sono due cose completamente diverse. Però la musica ha per gli spiriti delle attrattive infinite, a seconda delle loro sviluppate proprietà sensitive. Intendo parlare della musica celeste, che è quanto l'immaginazione può concepire di più bello e di più soave. Quindi hanno anche loro la loro musica, le loro note, e sono sicuramente dei cori celestiali. C'è anche un film bellissimo, mi pare che sia Il Paradiso per davvero, questo bambino che va nel paradiso e vede questi cori angelici che cantano una canzone famosa, e quindi c'è da divertirsi, perché nell'immaginario del bambino viene adattato quello che è la sua visione di post mortem. Nella 252 e nella 253 gli spiriti sentono anche noi le bellezze della natura. Le bellezze sono di tanti modi, per loro è difficile comprendere, perché tutto è bellezza, tutto è meraviglia, ok? Quindi le apprezzano. E gli spiriti sono soggetti ai nostri bisogni e dolori fisici, li conoscono perché li hanno subiti, ma non li sentono materialmente, perché sono spiriti, semplicemente. Quindi la sofferenza sanno che cos'è, il dolore sanno che cos'è, la perdita di un essere amato sanno che cosa significa, perché anche loro sono passati per questa trafila. Quindi non dimenticano le sensazioni che è del vivere umano. Gli spiriti sentono la stanchezza ed il bisogno del riposo? Essi non possono sentire la stanchezza come voi intendete, e per conseguenza non hanno bisogno del vostro riposo corporale, poiché non hanno né organi che si sfiniscono e le cui forze devono essere ristorate con il letto. Si riposano in questo senso, che non sono in un'attività continua, si fermano un attimo, però non agiscono materialmente. La loro azione è tutta intellettiva, quindi riposano il loro pensiero, la loro attività. Voi potete farmi una domanda: ma perché nei film di André Luiz, allora André Luiz dorme e si riposa? Perché nel film di No Solar è una colonia giovane, è una colonia di spiriti appena disincarnati, che hanno ancora delle necessità materiali. Quindi una cosa molto importante, per esempio, vediamo nel film Solar che la madre di André Luiz vive in un'altra dimensione molto più elevata. André Luiz non può andare a trovare la mamma, ma la mamma può andare a trovare André Luiz. Quindi la mamma, che è da uno stato più elevato, può passare a trovare il figlio, che non lascia mai solo, né durante la fase di trapasso, né la fase nell'umbral, nella fase della vita nella colonia di No Solar. Non viene mai lasciato solo, perché la madre lo percepisce e lo sente, basta che lo pensi e si ritrovano in automatico. Questa è la cosa la bellezza del mondo spirituale, che dovremmo comprendere, che basta pensare ai nostri cari e li ritroviamo. La 255 e la 256. Quando uno spirito dice di soffrire, che sorta di sofferenza è la sua? Sono angosce morali che lo torturano più assai di dolori fisici. Allora, come si spiega che alcuni spiriti si sono lagnati di soffrire caldo o freddo? Risposta: per ricordo, talora è penosa quanto la realtà, di ciò che avevano sofferto sulla terra. È spesso un paragone con il quale, in mancanza di meglio, esprimono il proprio stato. Tante volte sentiamo nei messaggi anche di metafonia: ho freddo, sono al buio, sto male, aiutami, ok? Non sono spiriti pericolosi, non sono spiriti demoniaci, non sono diavoli, non sono satani, non sono luciferi, Belzebù, tutte le puttanate varie, ok?
si ricordano solamente del corpo e risiedono una certa impressione, come quando uno si toglie il mantello e gli pare per qualche tempo di sentirselo addosso. È come il caso dell'arto fantasma, per farvi capire. Provate a immaginare che uno perde una mano e gli pare ancora di tenerla quella mano. Lo stesso equivale per loro. Essere privati del corpo è come se gli fosse stato tolto l'auto, praticamente, no? E si trovano a piedi per strada e non sanno da che parte andare. Quindi accade questo soprattutto nelle persone che hanno disincarnato da poco. E c'è un periodo di stasi che deve essere sempre rispettato, che può variare da giorni a mesi a anni. Questo può dipendere, perché spesso ci sono persone che ci contattano per avere dei contatti dopo 10 giorni dal trapasso. L'anima ha un periodo di assestamento che può variare da giorni a settimane o mesi. Quindi è sempre meglio, prima di tutto, elaborare il lutto fisicamente, perché il nostro corpo ce lo richiede, e dopodiché dedicarci a cercarlo e a ricercarlo, non subito, immediatamente, perché non troveremo un contatto soddisfacente, ma un contatto generico, del più del meno, ok? E abbiamo finito. Allora, prima di fare la chiusura finale e vedere se avete qualche domanda, innanzitutto interrompiamo la condivisione. Ok, adesso arrivo, eccomi qua. Spero che vi sia piaciuta, soprattutto, giustamente sì, brava Gina, sto leggendo tantissimo. Allora, gli spiriti dei nostri cari ci dormono accanto la sera? No, una domanda non può sembrare... Allora, non fate questa affermazione, la domanda può sembrare sciocca, non ha importanza, nessuno vi giudica, qui siamo liberi di dire le nostre opinioni, il vostro punto di vista e di discuterle. Ci dormono accanto, in teoria ni, dipende, se può succedere, perché per esempio è una moglie che ha perso il marito, o il marito che ha perso la moglie, può succedere che nel periodo di distaccamento ci sia questo periodo in cui ci dormono accanto, ma poi verranno raccolti dai mentori spirituali, portati nel loro campo evoluzionario, ok? Quindi dovranno fare il loro percorso evolutivo. Quindi è molto importante questo comprenderlo. Può succedere sicuramente, non è detto. E basta. Prima di chiudere la serata, facciamo una piccola vibrazione finale di chiusura. Vi metto una piccola canzoncina che abbiamo sentito anche la settimana scorsa, in maniera che 10 preghiere, vibrazione di chiusura, scappano via tutti. Un attimo che arriva. Eccola qua. Abbassiamo un po' la luce. Poco. Ok? Quindi prima di chiudere la serata, ringraziamo il mondo spirituale che è stato con noi questa sera, con noi. E portiamo il nostro pensiero soprattutto alle persone che sono nel cammino spirituale, che stanno facendo un percorso, alle persone che stanno studiando, alle persone che stanno imparando, alle persone che hanno tanti dubbi, che hanno le incertezze, affinché giunga a loro una bella intuizione di poter capire il loro percorso e il loro sviluppo. Portiamo sempre nel nostro cuore le persone che sono in sofferenza, che sono nei letti degli ospedali. Ricordiamo l'India, che sta attraversando un periodo brutto, e tutto il pianeta, una vibrazione positiva per tutto il pianeta, affinché ogni persona che sta soffrendo possa essere sollevata in qualche modo dal mondo spirituale con una consolazione che possa arrivare nel cuore di ognuno di noi. Chiediamo ai nostri maestri spirituali di caricare e di energizzare queste acque che sono accanto a noi e di far sì che siano caricate al massimo di tutto quello che abbiamo bisogno noi per proseguire. Che ci diano i nostri maestri il coraggio di perdonare questa settimana, il coraggio di chiedere scusa, il coraggio di dire un ti amo, il coraggio di dire un ti voglio bene, il coraggio di fare queste cose, e soprattutto il coraggio di non piangere, ma il coraggio di sorridere, che a volte è molto più difficile. E detto questo, io vi ringrazio profondamente. Se ci sono domande vi risponderò per scritto. Vi ringrazio ancora per aver partecipato alla diretta. Vi ricordo, domani sera ci sarà la numerologia angelica, che sarà molto interessante. Quindi vi invito a partecipare alla numerazione angelica con Ruby Artico. Mercoledì sera avremo la gestione
dell'ansia, che sarà molto interessante capire che cos'è l'ansia, dove agisce sul corpo, su che organi vengono contaminati da questa malattia che ormai affligge l'umanità, l'ansia e la rabbia. Siamo tutti in uno stato ansioso, e vi invito poi a proseguire la settimana con noi, a rimanere connessi con noi. E abbiamo un mese molto pieno di appuntamenti interessati. Avremo anche la settimana prossima, avremo anche una psicologa, avremo anche una psicoterapeuta che ci parleranno del suicidio e la prevenzione del suicidio. Avremo anche a fine mese una psicologa che ci parlerà dell'elaborazione del lutto, che vi invito numerosi ad assistere, che ci spiegherà i vari passaggi, le varie fasi che incorrono nell'elaborazione del lutto. Avremo Claudio Maneri che ci parlerà del patto dell'anima, che ci racconterà il suo libro in prima persona, come l'ha raccolto, come l'ha scritto. Avremo tantissimi relatori a nostra disposizione, una serata con Tarica Di Maggio e Rubi Artico insieme. Quindi avremo un mese pieno di appuntamenti ed emozionante fino alla fine. Quindi rimanete connessi, rimanete con noi per crescere, per evolvere e per avere il coraggio di portare una parola di conforto sempre a chi ha bisogno. Questo è lo specchio dell'anima. Buonanotte a tutti. Grazie. La sozione Lo specchio dell'anima di Gina Antonelli, Pisa, www.lospecchiodellanima.it e www.sulleali dell'infinito.it di Luca Garbin, vi ringraziano per aver assistito alla nostra diretta.